siamo impazziti questa sera, eh? Siamo impazziti proprio alla grande, eh? Ecco, apriamo i microfoni. Qui c'è una... Beh, se non parli lì però è difficile che... Allora stasera abbiamo una sorpresa. Sono venute a trovarci niente po' di meno che le... Storiche! Eccole qua! Applauso! Eccoci qua. Allora, le storiche chiaramente... Io intanto vado a tagliare la torta. Ecco, eh? Fabrizio, finalmente abbiamo trovato una utilità all'interno di Radio Gazebo. Sarà l'uomo che taglierà le torte. Bene. Allora, Federica e Claudia. Voi questa casa la conoscete molto bene. E ancora. Ma cominciamo. Ecco. Siete venuti anche in questo studio all'epoca? Sì. C'è Claudia conosce ogni dettaglio, si ricorda bene. No, eravamo in tre, quindi una sopra, una in mezzo e una sotto. Ah, vi siete spartiti, diciamo, sì, i piani. E un poi una chiamava l'altra, su, vieni su, vieni giù. C'è il letto! Grazie, gentilissimo. Dovreste parlare più vicino al microfono, okay. se no non vi sentiamo. Sai, ma l'emozione, mica... voglio dire. Allora, insomma, questa torta, io ero a dieta, sono 10 giorni che sono a dieta e niente, sei riuscita a mettermi in castagna? A corromperti con una fettina? Una marmellata di castagne? No, è ciliegie. Ma una cosa delicata, semplice, fatta in casa. Mm. Sì, sì. Una cosetta così, tanto per... Sì, tanto per gradire. Senti che profumo. Sentiamo. Peccato che non possono sentirlo tutti. Allora... fatti vedere però Fab, non ti si vede molto, ti sei un po' nascosto, eccolo Fab. Perché c'ha il... E niente, eccoci qua, stasera una serata dedicata, diciamo, alle fans, questa figura così importante per noi musicisti, perché voi ci date sempre coraggio e ci date sempre la benzina per andare avanti anche nei momenti un po' più difficili, diciamo, ci portate, no? Sempre le crostate, poi soprattutto è per quello che ci ha invitato, lo so. Poi ci portate anche molti soldi perché comprate i nostri dischi, certo. Vi siamo utili, come dire, esatto, venite ai nostri concerti e praticamente, insomma, ci portate anche le crostate, insomma, siete utili in tutto sommato. Grazie, troppo buono. La cosa bella però è che c'è sempre comunque, almeno nelle Gas Girls, un rapporto di affetto, no? Ci vogliamo tutti bene, no? Giusto? Negli anni, perché mi guardi così? No, ascolto. No, è vero. E allora voglio vorrei anche approfittare per salutare tutte le Gas Girls che stasera non sono potute venire, perché bisogna anche dire che queste due signorine abitano praticamente a 1 chilometro da qui, per cui sono una fortuna. Sono proprio di casa. Io intanto ho finito la crostata, loro ancora devono mangiare. Noi stiamo parlando. Di zuccheri, ne hai bisogno, perché stasera so che devi andare a suonare. Devo andare a suonare dopo mezzanotte, in una serata in Piazza Navona, quindi dovrò sbrigarmi poi, quindi mi raccomando. Sì, breve. Bene, bene. Allora, chiaramente non possiamo non parlare delle mitiche fans in generale degli anni Ottanta, senza parlare chiaramente, vabbè, a parte il sottoscritto Gazebo, che probabilmente è stato per molti di voi il primo approccio, sì, no? Sicuramente la prima cosa. Da bimbe, proprio. È forte parlare in terza persona, mi fa sentire importante, un po' come Berlusconi, no? Che parla in terza persona. Mi consiglio. Poi ti racconto l'aneddoto della tua prima cassetta. Della tua prima cassetta. Music cassetta. Ah, allora, c'è anche un aneddoto? Sì, c'è un aneddoto. Perché io scrissi la letterina a Babbo Natale. Io credo di averla avuto 9 anni o 10 anni. Dicendo che volevo per regalo di Natale la music cassetta di Gazebo. Poi scrissi: ma se non è di Gazebo non la voglio.
ti ricordo questa cosa. E mi arrivò però, mi arrivò. Che bravo. Già, già è malata da piccola, ah, ah. Io ho i problemi da già, anni. Già hai imparato come schiavizzare il proprio genitore. Sì, sì. Poverini, poi sì, le grosse vittime in queste situazioni sono prima i genitori. Poi, ma c'era questa immagine, capito, col papio, era troppo, era carina, sì. Non era carino lui. Sì, tutto. Ma quando poi avete scoperto che abitava qui? L'ha scoperto lei. Io, per un colpo di fortuna, racconta, perché diciamo che le fan avete questa cosa un po' particolare. Che scopriamo le cose. Che seguiamo proprio. Il segugio. Ovviamente, sì. No, l'ha scoperto lei. Allora, io le ho fatto conoscere le canzoni di Paul. Sì, ma già le conoscevo. Sì, vabbè, io l'ho fatto conoscere un po' di più. Vabbè, io ho comprato gli Univision, li ho comprato. Lei è quella che paga. Sì, io so quella. E quindi tu copiavi la musica. Bravo, stessa, ovvio. Esatto. E poi lei, non mi ricordo, tuo padre, io non mi ricordo. Perché conoscevo una persona che abitava qui vicino a te, a Paul. E questa persona mi disse: ah, ma sai che qui vicino c'è abita il cantante Gazzipo, lo conosci? Quello di I Like Chopin. E lo conosco, sì, la prima cosa che ho fatto: Claudia, non fai capire, ho scoperto. E da lì è finita. No, e poi c'è da dire che prima nelle pagine bianche ci stava Mazzolini Paul. Quindi l'abbiamo proprio scoperto, pure la via esatta, il numero civico. E poi da quel dì che lui ha ovviamente messo il numero segreto e ma è cancellato dalle pagine gialle, bianche, rosse. Rosse, tutte, sì. Ma all'epoca non era facile. Non era facile farsi. Non era. E quindi poi avete fatto? Avete messo le tende qui? No, assolutamente no, lui può confermare. Ma lui non c'era quasi mai, lui stava tutto in giro per il mondo. Era quel periodo era girovago, sì. E quindi dove andava a fare danni in giro per il mondo. Però no, devo dire, cioè tu puoi confermarlo. Tranquille proprio. Sì, a parte. Sai che c'è, io non mi accorgo se mi spostano un oggetto non c'è. Se ti sposti tu. Di cui tendo a non sapere bene che succede, insomma. E poi avevo questo personaggio curiosissimo come Nestor che faceva da custode della casa nonché maggiordomo eccetera, che erano molto buffo perché io andavo via magari per 15 giorni e tornavo e tutte le piante erano morte perché Nestor pensava bene di chiudere tutte le finestre. E meno male che almeno gli animali sono sopravvissuti, quelli ogni tanto andava lì, andava da mangiare. Sì. Niente, qui abbiamo i nostri amici che su Facebook ci stanno scrivendo, dal mitico Claudio Arnaldo che ormai si è trasformato nella figlia che è appena nata, giusto? Sì. Ormai questa auguri foto, ancora, auguri. Auguri Claudio! Auguri. Dici, ma c'è la scia? No, c'è la Cina qui, la... No, la scia. La Gla. Sì, la Cina è la Gla. Diciamo che poteva essere un nome femminile, dai, diciamo così, passatemela questa cosa. Questa licenza poetica. Questa licenza poetica. Tu sei poeta. Oh, poeta Festa. 21:39 minuti in diretta assolutamente con le nostre amiche. Avete capito la sorpresa, eh? Ma vi è piaciuta la sorpresa? Vi è piaciuta? Noi sì. Mi è piaciuta la crostata. Buonissima questa crostata che io già l'ho divorata, assolutamente... Fantastico. Io tornerò con i sensi di colpa stanotte. Vabbè, domani fai un chilometro in più e finisce. Mannaggia. Senti, allora, io ne avevo messo nel sottofondo, ma non si sente, un brano di un gruppo che voi avete amato. Amate tuttora tantissimo. Sentiamo un po' di A View to Kill dei Duran Duran e poi torniamo. Standing still, pierced crystal tears, full of snowflakes on your body. First time in years to drench your skin with lover's rosy stain. A chance. Fatal kiss is all we need. Dance.
quella torta che mi hai portato l'altra volta era una cosa da urlo proprio. Il compleanno era più speciale. Prendi per la gola il nostro gazzo, allora. Ovvio. Fai le donne come sono, come la sanno sempre una più del diavolo. Guarda. Sì, mi hanno dato un appuntamento domenica, che era una domenica mattina qui al bar. Sì. Ormai storico, qui vicino. E... non può parlare, sta mangiando. La pausa di. Non ho fatto il tempo. Durandi Uriani qui ha preso una pausa. Vabbè, dai, ma parliamo noi, dai, Paul. No, diciamo che prima stavo parlando anche delle altre Gas Girls che forse bisognerebbe salutare perché ce ne stanno che purtroppo magari non sono potute venire oppure. Non possono venire perché abitano lontano, certo. Tipo la nostra mitica So Red, Claudia. Sì, ciao Claudia. Ciao Claudia. Bacio a Claudia. Hayam, che addirittura sta in Svezia, sta lontanissima. Chi c'è in Canada? In Canada abbiamo Angela la Belarte, poi c'è, insomma, ce ne stanno. Sì. C'è Rossana, c'è. Non posso nominarle tutte. Cristina, Tanina, ormai ribattezzata. La Tanina da bolognese. Che ha detto che sono un cavron, cioè un capellone. Confermiamo. Confermate voi. È un dato di fatto, insomma, non è che bisogna. Senti, no, poi io vorrei sapere una cosa. Io ogni volta che passo da Bologna, lo sai che quando siamo andati l'ultima volta per parlare del sito, eccetera, mi hanno fatto una multa che mi è arrivata proprio in questi giorni. Ogni volta passa a Bologna e mi arrivano, perché a Bologna c'è? Non lo so. Ma penso di sì. Insomma, non è che andavamo così veloce. Infatti, quindi. Ma perché voi bolognesi che sareste il paese della regione della goduria, della volemose bene, mi fate sempre. Dei tortellini, i tortellini, le tortellini. Che è straniera. Perché sei straniero, infatti, è quello. La Gazmobile, la Gazmobile, no? Tanato, è lui. Esatto, il problema è che qui la storia dell'ex Chopin non funziona come in Francia, mi spiace. Poi ci sarà Francia, va bene. Allora, niente, c'è la nostra Cristina, sì, che è pure Cristina del Rosario, che è tra l'altro una grande fan di Fabio, lo sapevate? Fabio, di Fabrizio. No. E lui praticamente... Ditegli che non sono come le foto, giusto? Non è come le foto, è molto meglio. Porca miseria, eccola lì, mi sono rovinato. L'hanno pagata. Cercavo di allontanare. E niente, infatti invece... Cristina stava scrivendo, anch'io voglio stare in studio. Organizziamo un pullman. Fabrizio. Chissà perché. Quindi, beh. Ma dite invece le foto, ma guarda Festa, le foto, quelle sono foto di 10 anni fa, ditelo che così. Giusto? Sì, ragazze, sì. Ragazze, com'è Festa? Un figo. Chi è Festa? Niente, mi rovinate, vabbè. Niente, vabbè. Festa, da quando si è avvicinato a questo progetto, a questo Gas World, è diventato praticamente un nuovo Richard Gere, praticamente ricercato da tutti, da tutte. Da tutte, soprattutto. Insomma, qui è un dibattito importante, insomma. Eh sì, ma insomma, avete mai messo le tende per qualcuno? Cioè, veramente l'avete fatto le, come si dice, si suol dire, le poste? Sì, a voglia. A Polle abbiamo fatto le poste. Allora, Duran ogni volta che venivano a Roma, sì, insomma, agli alberghi. In giro per gli alberghi. Poi noi, ecco, non sapevamo esempio, mai. Come fate a trovare? La facciamo. Noi non sapevamo mai dove fossero. Aspetta, questo è interessante perché così chi sta dall'altra parte ormai poi lo sa e quindi vi evita, capito? Certo. Perché ovviamente ci sono alcune che sapevano, non so attraverso quali canali sapevano tutto, in quale albergo stavano, a che ora si spostavano. Red è molto brava anche, sì, molto, lei è molto brava in queste cose, sì. Sherlock Holmes si fa un baffo, sì. Noi invece andavamo in giro, sì, con altri gruppetti che incontravamo che poi risate che facciamo le corse da un albergo a un altro, zona Parioli, eccetera, così, a fare gli autostop, 20 ragazzi a fare autostop, si fermava nessuno, le risate, comunque guarda, no, è stata una bellissima esperienza, anni, sì. Invece qui a Paul facciamo le poste sotto casa, lui non c'era e noi siamo diventate amiche di Nestor, ormai, cioè lui colloquiava con noi eravamo un diversivo per lui, veniva qua, ci ha presentato il cane, i gatti, eccetera, eccetera. E poi avete praticamente. Dai, un giorno, senti, conosciuto. Ma dai, ma ci fai una sbirciata? Lui, ma io non posso, e ha aperto la porta, è stata la fine. Siamo entrate. Io ho questo aneddoto curioso di questa mia amica folle, che vi racconto che è curiosissima. Lei aveva un wine bar qui a Roma, a un altro ristorante, a un certo punto è impazzita perché lei era una fan sfegata di Ligabue
che ha fatto la ragazza? Ha chiuso il wine bar qui e ha aperto un ristorante a Correggio. Cioè lei si è trasferita col marito e con la figlia, è andata a vivere lì. E lei mi ha raccontato, questa è una storia vera, che lei al concerto di Ligabue qui a Roma, a un certo punto l'ha aspettato fuori, diciamo, l'hanno seguito con la macchina, hanno fatto insomma un inseguimento spericolato, lei si è catapultata nel ristorante dove lui ovviamente si era rifugiato, lei è entrata e gli ha portato, perché lei sapeva, ha scoperto che lui era un esperto di vini, vedi, e quindi è un collezionista, lei gli ha portato, visto che aveva il ristorante, gli ha portato questa bottiglia da tantissimi euro, diciamo così, che lui non trovava, e quindi ha conquistato Ligabue così, e adesso sono amici. Vabbè, Federica conquista con le torte perché so che non bevete, solo per questo. Esatto, per adesso, sono 10 giorni che siamo sotto sorveglianza, insomma, più o meno, eh? Allora, niente, volevo continuare il discorso della dualità, no? Allora, negli anni 60 c'era il famoso discorso tra Beatles e Rolling Stones, no? Questi due gruppi così storici del rock inglese, che in qualche modo hanno creato questa moda di dividere le fans in due diciamo, settori precisi. Poi negli anni 70 abbiamo avuto, forse con il progressive era un po' meno evidente questa cosa, anche più se capelloni, più artisti e meno. Anche meno se poi c'è stata una certa dualità, cioè una rivalità tra per esempio David Bowie e Brian Ferry, no? C'è stata questa cosa. Sì, tra artisti, poi è proseguito anche il mito di Morrison, no? Dopo il 68 c'è stata questa scia comunque. Sì, ma adesso sto parlando di dualità, diciamo, di due perché artisti. Perché io so dove vuole andare a parare, capito? No, dicevo delle poi band, che c'è la delle band con magari, diciamo, i sex symbol, no? I frontman che. Vabbè, che quelli ci sono sempre stati, insomma, tutti i gruppi, no? Bon Jovi. Ma anche lo stesso Robert Plant dei Led Zeppelin, insomma, era considerato. Però lì c'era quella dualità curiosa col chitarrista, che so che aveva successo, eh? Il nostro Jimmy aveva comunque il suo fascino del maledetto. Ma che quello era sempre sotto. appunto, maledetto. Erano più i tempi come Richard con Jagger, che insomma hanno avuto anche storie con le stesse donne, con le stesse fan. Ma tu che ne sai, scusa? Io lo so, me l'hanno raccontato le fan, capito? Capito, okay. Che poi, dicono qua? Che dicono? Oh, mi sa che mi conviene cambiare. Graziano, mettiti una bella parrucca. Beh, Graziano, che quindi, senso? Non lo so, forse Graziano è... Ma perché so. Forse stiamo parlando solo delle fans e non dei fan. Sì, diciamo che stasera abbiamo preso il lato, diciamo, più così... come più femminile della più situazione femminile, via. Insomma, queste scene che ci sono state tra, non so, quando vedo i filmati dei Beatles che cantano nei stadi. Ma dove non si sente nulla tranne le urla delle ragazze. E io ho messo, se ci avete fatto caso, quella foto in bianco e nero sul banner per la pubblicità è proprio dei Beatles, di queste donne impazzite per i quattro di Liverpool. L'unica cosa che stasera, perdonatemi, magari nessuno se n'è accorto, forse manca un AT solo tonight, e poi solo. Sì. 1:30 PM ovviamente devo scrivere il tuo inglese, il tuo inglese, diciamo, va un po' va un poco lì era un po' il vino ancora che ancora fa effetto di due settimane fa. Ah, sì, ancora quello, per quello mancava un AT. Senti, intanto c'è Cristina che ti sta dietro, mi dice no, vabbè, dice Gazebo, scusa, ma dove stai? Io sto qua, ecco qua. È vero. E poi dice no, non ho capito questo perché è di Roma. Cristina, tu che conosci bene Cristina. No. Cristina credo che sia abruzzese. Abruzzese, vieni un attimo a fare un saluto alle tue fan. Eccolo là, Paul che saluta. Purtroppo finché non abbiamo un fonico, finché non cresciamo come radio e ci possiamo permettere un vero fonico che si occupi del lato tecnico, lo devo fare io, insomma. Non ti preoccupare, non ti perdi nulla. Cristina, cosa state scrivendo? Non si sono scrivendo a OMD perché mi sta salutando. Ma tu stai scrivendo poi col mio account,
quindi vabbè, ah, è vero. Allora le nostre fan sono impossessate, diciamo, in diretta dell'iPad, esatto, ma in realtà stanno adesso andranno a leggere le tue lettere, i tuoi messaggi privati. Vabbè, allora vanno a leggere, vanno a scandagliare, usciranno fuori gli altarini, gli altarini dei messaggi privati. Riconsegniamo il mal tolto. No, facciamo così, salutiamo a voce. Vabbè, salutiamo Antonio. Ciao Antonio, io faccio così, esco da qui, magari vi lascio, vi mettete l'account e così scrivete voi, si può fare tranquillamente. Ma Fabrizio, poi... non fare quello che rinuncia alle sue fans, così facilmente. Guarda, do a loro la possibilità. Ma che generoso che sei. E poi ti avevo interrotto, come al solito faccio, sono una birba, un birbante. Dicevi la dualità dei gruppi, arriviamo agli anni 80, gli anni 80 dove loro qui ci siamo, esatto, ci siamo. Eravamo vive, eravamo nate, esatto. C'è stata questa famosa, insomma, dualità tra appunto i Duran Duran e i Spandau Ballet, sì. Però senza storia. C'è una cosa, Paul, che diciamo come loro sono fan, di solito non, l'uomo non lo è così, voi siete proprio attive. Cioè, postate, andate a cercare ci sono anche molti ragazzi cioè? Che il mondo è pieno di uomini che seguono i gruppi musicali. No, è vero. Ma sì, pieno. Modo di vanno, secondo me loro sono più avvelenati perché hanno delle rarità. Poi vabbè, Paul lo sa perché c'è Michele. Michele è un amante della musica in genere, sì. Non è proprio fan specifico di solo tutta la musica anni 80, però hanno proprio delle rarità. A loro piace proprio l'oggetto musicale. Esatto. Sì, sì. Noi magari ci piace più conoscere il cantante. Hanno più, si basano anche forse anche su una certa attrazione fisica, diciamo, sono attratte, ma se così vogliamo chiamarla, va eccola, bene, che meraviglia. Allora contornati da donne ora io pure, allora vi presentiamo in diretta la sora Maria. guarda qui. Girati. Fai ciao. Saluta. Oh, eccoci. non morde. Oh. La sora, ci vediamo noi, ti vediamo, non ti preoccupare. La sora Maria ci ha portato il vino. L'applicazione non ora. Noi che eravamo già, diciamo. Oddio, ti sei. Ecco, allora abbiamo tutto stasera per rovinare la mia dieta. Perfetto. Ecco. Grazie. Ecco, non ci facciamo mancare nulla. Re Piero, buonissimo, portato a Tolentino, devo dire, è un ottimo. Merita. Bene. Siamo a dieta. Lei con la scusa ci ha portato il vino, ma in realtà per andarsi a fare una fetta di crostata. Esatto. Le storiche sono le storiche. Quattro bicchieri hai portato. No, sono per noi, due a testa, sì, sì. Che mentre si decanta uno, beviamo nell'altro, capito? Non ho capito. Bene, mi fate queste cose, va bene, me la segno. Duran, poi racconteremo. Sì, Duran. Mentre noi adesso beviamo, io vi farei sentire qualche cosa dei Spandau, perché prima l'ho sentito. Ma anche no. Anche se le storiche magari il hanno... Il bagno? Poi ci dovete raccontare... I sfottò che magari sì, ci sta sì. Un po' come i romanisti laziali. Ah, la possiamo dopo. Noi abbiamo fatto una canzone. Una canzone. Vabbè, allora c'è la chitarra. Sì, proprio tipo stornelli, capito? Ah, addirittura però... dei stornelli. Sì, vabbè. Ma no, dai, non ci posso credere. Credici. Ci devo credere, va bene. Niente, direi che a questo punto, mentre noi ci brindiamo la serata con un bel bicchiere di vino. Di Reppiero. E visto che anche il nostro 13 gradi è buono. In diretta mentre ascoltate la musica. Aspetta, la musica. Ma quale metti? Non è partita. Quale metti? Di far infatti, partire una cosa quale, molto quale? Carina. Di Spandau che si chiama Through the Barricades. Ok, che vabbè. È molto bella, no? Sì. Solo che non ci parte, il video non parte. Che peccato! Come se avessero si fossero offesi. La nostra influenza. Hanno capito che non erano graditi. No. E di conseguenza hanno deciso di non presenziare, ecco. È buono questo vino? Buona crostata. Annuisce sulla qualità della crostata della nostra sora Maria e quindi la nostra cuoca. Wow. L'acido qui, le nostre amiche, che ricordiamo i nomi? Certo, come ci chiamiamo noi da sole? Come vi chiamate? Ci presentiamo da sole? Mazza. Federica. Claudia. Ok, allora ci sentiamo in Spandau? Se poi questo bellissimo pezzo che si chiama Se proprio fly dobbiamo. For you.
Che bello, eh? Che bello questo pezzo, veramente. Anche se so che le nostre duragnane qui avranno da ridire, perché... Ma non l'abbiamo ascoltato, che c'era? Ah, ma avete sentito? Fanno finta di nulla, hai capito? Stavamo smaneggiando qui il tablet. Stavano smaneggiando l'iPad, sono impossessate. Soprattutto si stavano scambiando da femmine gli ingredienti della ricetta. La sora Maria voleva sapere la ricetta, perché a lei non viene così frolla la frolla. Tutti la vogliono, ma nessuno se la piglia. Esattamente. Allora, la sora Camilla. Ecco, ecco. Tutto quello che è sora. Insomma, ci siamo sentiti questo bellissimo brano dei Spandau, no? E c'era questa dualità, parlavamo della dualità tra i gruppi, eh? Ma... poi che dopo voi siete rimaste fedelissime ai Duran, yes, sempre. Sì, yes, sì. Non sì. È che sì. Non siete passate per esempio a Europe piuttosto? Sì. Ecco, vedi. Ecco, abbiamo la sora Maria che era Spandauia. E tanto lì c'è anche per Paul, allora. Quindi, ecco, ma c'è l'altro qui. Noi intanto stiamo festeggiando. Questa è praticamente la nostra prima diretta in studio col video e con le ragazze, sì. Con una bella festa, Con una bella festa. Con la bella fanfara, come dice un 13 gradi, però, il nostro amico comico da Parigi. Chissà se è collegato stasera. Chissà, magari vedremo dopo su Skype. Ricordiamo che se voleste chiamarci su Skype, aggiungetevi a Radio Gazebo. Ricordiamo i contatti di facebook.com/radiogazebo, che è la pagina ufficiale, e poi c'è radiogazebo.com, che è il sito dove ascoltate ovviamente la radio, e tante novità veramente nei prossimi giorni, con confluenti energie nello studio di Radio Gazebo. Vogliamo annunciare questo sì, matrimonio? Assolutamente, eh? Sì, perché sarà qualcosa di molto molto stimolante per tutti. Dopo l'esperienza positiva dell'inizio di Radio Gazebo, abbiamo pensato di unire i nostri sforzi reciproci. Che esce fuori? Praticamente Spandau Duran. Siamo sedute? No, abbiamo deciso semplicemente di unire l'originalità un po' del discorso Radio Gazebo, che è molto, diciamo, ludico, è molto anni 80, è molto, insomma, i ricordi e quant'altro, con invece una radio che è radio, appunto, radio numero uno, che è quella appunto del nostro amico Pancio Festa. Pancio Festa, e faremo tutte le riprese audio, no, penso, nel futuro, sì, qua sì. Apriremo un'altra sala di là. E Radio numero uno sarà una radio più standard italiana, con argomenti culturali, politici, sportivi. Avremo i nostri amici, già posso anticipare che il nostro amico Riccardo Pudis, che è un grosso esperto di musica operistica, musica classica, farà un suo programma. Abbiamo Paolo che ci farà un programma durante la mattina, no? Il nostro amico Paolo. Sì, Paolo Paolinelli, se non sbaglio. Paolinelli, insomma. E poi esatto. Ci sono esperti anche di sociologia politica, come il nostro Carlo Biscotto, che magari verrà a trovarci. Esatto. Giornalisti, amici, attori, cantanti che passeranno. Esatto, qui. Cercheremo di fare le due cose insieme. Da una parte una finestra un po' più musicale, più, diciamo, di intrattenimento, e un'altra un po' più di invece di approfondimento, no? Se dobbiamo equilibrare un po' il vino e il non vino, no? Il vino e l'acqua, nel senso che Radio Gazebo, ecco. Ci divertiamo anche perché poi... un po' rifletteremo con Radio Gazebo un po' le atmosfere che si ricreano poi nelle serate negli anni 80, quando siamo tutti insieme a cantare con gli ospiti. Cercheremo, adesso avete visto il video che abbiamo fatto a Milano con il nostro amico Albert Juan e Paolino. Canevari. Che ci hanno spiegato in quel di via Mecenate com'è nata un po' la Italo Disco, no? Guarda caso, pare che un brano di un certo Gazebo. Sì, se non diamo le botte alla telecamera è meglio. Il vino. Perfetto, è brava. Vino in veritas vino. E niente, praticamente abbiamo questo video che sta sul nostro canale Vimeo, che potete vedere anche sulla nostra pagina radiogazebo.com. Una bellissima intervista di ben 32 minuti, cioè, l'originale era di un'ora e mezza, abbiamo dovuto fare un grosso lavoro di taglio, di editing. E poi la nostra prima intervista con i mitici Righeira, wow. Abbiamo fatto un'intervista con loro, abbiamo fatto la serata qui a Roma. E,
E poi ne faremo altre, ne faremo sicuramente altre. Assolutamente. Quella di Albertone, lo sai che è nata una polemica, perché poi ci sono dei personaggi che si sono sentiti offesi perché non sono stati nominati. Ah, non sapevo. No, c'è stata, questo, c'è stata tutta una polemica. Però la polemica fa sale, no? Fa... Vuol dire allora che ci tengono, vuol dire che stuzzica. Ci tengono a essere presenti, magari li inviteremo più là, perché no? Sai, noi siamo aperti a tutti, non abbiamo, anche perché la filosofia che abbiamo è un po', rispecchia un po' il gruppo che abbiamo fatto all'inizio. Radio Gazebo è nato come gruppo su Facebook, il famoso gruppo su Facebook, dove tutti voi potevate tranquillamente postare, purché fossero appunto dei brani degli anni 80, postare qualsiasi video che era di vostro gradimento e commentarlo. Questa è la filosofia di Radio Gazebo, cioè non abbiamo assolutamente preclusione, trasmettiamo la musica di tutti nel modo più assoluto e nel modo più democratico possibile, insomma, non abbiamo preclusione per nessuno. Allora io ero curioso, no, Paul, mentre magari a cercare un po' di brani il nostro Paul, ero curioso di chiedervi perché poi in realtà tutte e due le band avevano ed hanno un grosso talento. Come mai voi siete approdate nella sponda duraniana? Forse non so se è banale questa domanda, c'è la risposta. Forse perché avevano più talento, non lo so, parlando di secondo me gli anni hanno dimostrato che quelli erano cinque musicisti e gli altri erano cinque musicisti anche loro, sassofonista, chitarrista, Tony Adler, una splendida voce, fermati là, batterista, però guarda caso avete scelto i Duran. Adesso voglio mettervi lì all'angolo, vedi, all'angolo dello studio. Dove vuoi arrivare? No, bisogna anche dire una cosa, che adesso obiettivamente, se lo dico da maschio, per cui senza io volevo dirlo, farlo dire a loro, capito? Vabbè, facciamolo dire a loro. Da maschio. No, obiettivamente per le ragazze all'epoca, insomma, Duran erano più belli da vedere, erano i bellocce. Vabbè, non è per quello. C'erano tre o quattro di loro che erano molto 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 carini. No, diciamo che sì, diciamo. Se non parla al microfono non possiamo sentire. La suora Maria se devi. Perché tu un Simon ce l'avevi già a casa, ecco perché in realtà non c'era solo ancora, Moro con gli occhi neri, la nostra Maria non aveva altri Simon. Vabbè, diciamo magari sì, all'inizio una guardava anche l'aspetto fisico, quindi magari era più portata verso il gruppo dove c'erano i cosiddetti bellocci, quello sì. Però più poi giovani, comunque va? Eravamo piccoline, sì, poi ovviamente grazie. Crescendo poi uno apprezzava anche tutto il resto, tutta la musica, i musicisti, eccetera, eccetera. Vabbè, dai, non possiamo non dire che Simon è belloccio, via, insomma, l'ho detta. Questo che volevi? Volevi arrivare a ciò? Molto antipatico. No! Aia, qui si stanno scaldando. Quello è il fascino di Simon. Perché è un po' antipatichello, no, così. No, però c'ha quel modo di fare così, insomma, un po' tutto suo, sì, se lo può permettere. Poi ci racconteranno, magari ci racconteranno quando li hanno incontrati. Ma Tony, se Tony hanno è molto più tranquillo, io conosco bene personalmente, è una persona squisita. Ecco, Tony. Poi devi conoscere Simon, no? Non ho avuto l'occasione, anche se ho fatto... Yasmin. Yes. Sì. Sanno tutto. Lei è meravigliosa. Ma no. un'altra band oltre a Paul Gazebo e Duran Duran, c'è una cosa che voi Giorgio Mai con tutta la vita, anche io fan, sì, che poi ha rischiato seriamente di morire, lo so, ultimamente, anzi si è ripreso, quindi grazie a Dio un talento che rimane su questa terra. Poi la voce di Giorgio Mai, secondo me, è ineguagliabile, number one in assoluto. Bene, poi è un bel uomo, insomma. Assolutamente. Peccato che abbia gusti per poi. Anche Ricky Martin è un bel uomo. Sì. Ecco, vedi, mi piacciono le fans perché poi piano piano cominciano a venire fuori la vera passione musicale, la cultura musicale, la sostanza della. Ricky Martin è un bel uomo, io ho detto questo.
che dicono lì? Fai tu, di solito lo faccio io. Vediamo un po' che dicono i nostri, amici. Che cosa stanno dicendo? Cosa ci stanno? Allora, Manuela ovviamente si lamenta perché dice: ma se siete offline, come vi si chiama su Skype? Perché vi siete impossessati voi dell'iPad, quindi sai, non è che possiamo fare tutto. Però adesso lo facciamo, come mettiamo un brano, magari andiamo ad aprire subito una, poi una c'è pagina Cristina Skype. Che parla con te. Festa. E ti dice: abbrancato tra virgolette al microfono, con tutte e due le mani, non scappa, tranquillo. Non lo so, Cristina mi sta diciamo che a Roma si dice che è la classica posizione da piacione, no? Tutta fa figo. No, ma più che altro spiego perché sto così, perché è comodo, sto appoggiato, che è il vino, che sennò barcollo questa sera con le presenze femminili e con il vino, insomma. In realtà Fabrizio sta cercando di uscire fuori dalla portata della telecamera, perché è un timidone. Esatto. Ecco. Però anche tu, perché qualcuno si lamenta che non ti si vede per niente. Ma come, ogni due secondi stiamo lì che salutiamo. No, lui Paul. Anzi, OMD. Adesso che hai fatto? Hai spostato la camera? Caro Antonio dice: Paul, manca una live cam di fronte e tutto è perfetto. Lo so, il problema grosso è che stasera quando ci siamo c'è sempre un problemino di cavi che mancano. Eccoci qua. Vabbè, ma l'artista è lui. Si vede la mia bella telecaster lì. Ci hanno visto già abbastanza. Eccomi, ecco. Sto qua, va bene? Okay. Oh, lasciamo un po' la gamba sul nostro volo. No, ma tanto così io sono di spalle, è brutto da vedere, dai, di spalle è brutto, perché sì, purtroppo non abbiamo abbastanza filo, si può dire, sì, per mettere la telecamera. No, non ci sono prolunghe, no, nel vero senso della parola. La donna pratica. Perché state ridendo fuori? Perché state no, così. Ma una risata, perché? Perché sta risata? Per quello che ha detto Maria. Allora, una richiesta, Nick Show. Nick Show è un grandissimo. Nick Show, poi tra l'altro, io, insomma, per me non è molto difficile metterlo, mi piace. Allora, a proposito di fan, diciamo, sentimentali tra l'uno e l'altro, devo salutare, mi sono ricordato, Adriana da parte di Massimiliano. Insomma, un saluto, mi ha detto: ci tengo che mi saluti in diretta. Quindi ti saluto la tua proprio. Adriana, lui è fan di Adriana, la sua compagna, capito? Ma per esempio mi sono sempre chiesto, voi fan appunto sfegatate di Duran, Spandau eccetera, per esempio dei Pet Shop Boys, cosa pensate? Che erano due. Espressione, anche se li ricordo. Sì, erano due. Proprio eloquente. Erano troppo piccoli. Allora, io sono fortunata perché ho due fratelli maggiori. E sai, i maschi quando sono adolescenti con la musica. Quindi io sono venuta, io ho seguito la loro scia. Per quello, e poi io ho conosciuto tutti i gruppi e l'ho passati a lei. Grazie. Senti, mentre il nostro volo sta scegliendo, allora ci dite quando è stata la prima volta che forse li avete visti Duran in concerto e poi magari primo, li avete seguiti? Primo giugno 87, Stadio Flaminio. Guardate, ammazza. Tutto. Primo giugno 87, quanti anni avevate? 14. Ecco, adesso abbiamo svelato l'età, grazie. Noi proprio così. Poi parlano proprio all'unisono. Sì, proprio, sono belle storiche, scusami. Ma cosa avete fatto? Siete riusciti a entrare? No, siamo stati al concerto. All'inizio eravamo, diciamo, a metà sul prato. Anche e poi lo Stadio Flaminio è bello grande. E poi alla fine siamo riusciti ad arrivare sotto al palco per gli ultimi bis, mi sembra, qualcosa del genere. Ma poi negli anni a seguire avete adesso ci arriviamo un po' dopo. Un po' di musica. Adesso. Però allora devo svelarti questo aneddoto. Fra un po' magari andiamo. Teniamoli lì i nostri amici di Radio Gazebo. Ricordiamo che ore sono? Vedi un po' che ore? Sono le 22:14. Oh, quindi siamo in diretta. Benissimo. Io ho pensato di farvi sentire invece, rimaniamo su ancora un po' di Duran e Spandau, un altro paio di brani, dai. Uno che a voi piacerà, penso, anche se poi è un po' di un po' più maturi, si chiama Notorious. Bella. I'm doing fine without it. Here's one you don't.
Vorrete sapere perché ho messo questo brano dei Durans, pur maldestramente? In realtà perché lo volevo mettere a paragone di un pezzo di Spandau del primo periodo, è un pezzo che si chiama Chant Number One. Questi erano i Spandau Ballet del primo periodo, eh? Antonio, che dice Antonio? Che dice Antonio? Che dice ancora Antonio? Salutiamo la nostra. Ciao Sora Maria. Ah, adesso a tradimento così, questa cam addirittura si è girata verso di me. Io non volevo. Così puoi parlare direttamente. Cari amici, alle tue fans. Cosa dicono? Eravamo intente a leggere. No, che vabbè, buoni commenti positivi sulla serata di stasera, insomma, che chi gli piace questa sorpresona. No, aspetta. La nostra Angela. Aspetta, allora, c'era questo aneddoto che ci voleva ricordare. Sì, lo ricordi? Prima della canzone, prima delle canzoni che abbiamo ascoltato.
cosa avete combinato? Cosa, no, cosa ho combinato? Ah, combinato. No, questa è tutta però, sua. Però vabbè, mi ha detto molto fortuna con la C maiuscola. Mm. Ecco, allora, nel 2005 hanno fatto il concerto all'Arena di Verona. Mm-hmm. Ok. Parliamo dei Duran Duran. E nel presentare tutta la band, il frontman ha deciso che si doveva far presentare da qualcuno del pubblico. È capitato dalla parte mia. Io ho presentato Simon Le Bon. Hai presentato Simon Le Bon? Sì. E poi come l'ho presentato? Non la sapevi questa? Non la sapevi? La sanno tutti. C'è il video, La sanno tutti. Quindi come l'hai presentata? Raccontaci. Ha detto the best thing in all the world, Simon Le Bon. E lui ha urlato. Dopo Gazebo, chiaramente. Vabbè, stava al concerto dei Duran Duran. Caffè dopo. No, è ritornato sul palco e ha finito i due bis. E non l'hai seguito poi dopo? Non hai fatto in modo di... Così. The best singer of the world, addirittura. Poco audaci però, cari ragazzi. No, ma sai, quando tocca esserlo, stai comunque dietro le transenne, non è che... Quindi questo è il massimo avvicinamento che avete fatto in questi anni? Sì. Tu che cosa hai combinato di folle? Nulla. Perché non si racconta in realtà. Però non si può raccontare. Non si può raccontare? No, nulla di stravagante, insomma. Cioè non sei andata a bussare in camerino, ha mandato un mazzo di rose. No. Non hai fatto questo per il tuo Simon? O per il nostro Paul? No. Io ho una canzone perfetta per queste ragazze, no? Perché ogni volta che questi gruppi fanno qualche cosa, queste ragazze impazziscono. Per cui mi viene in mente questo pezzo che fa più o meno. Uscì. She drives me crazy. L'effetto del vino si fa sentire, il nostro Fabrizio sta perdendo il senso della normalità, diciamo. E la radio, questo è Radio Gazebo, noi facciamo questo di tutto, stasera. Di tutto e di più, in diretta per voi, le nostre fan che stanno scrivendo, parlando con voi, sono loro a scrivere sulla pagina di Radio Gazebo. Allora, il nostro Skype è funzionante, quindi è open, è verde, c'è il semaforo. Vediamo verde. Se magari qualcuno vuole dire la sua, si vuole collegare con Skype e ci vuole raccontare un suo episodio con i Duran, i Spandau, con il nostro Paul. Raccontateci cosa avete fatto quando avete visto per la prima andiamo volta. Andiamo cauti con questo. oppure con i Fai. Vai.
occhi con una maschera. Sì, ti voleva fare il simpatico. No, ma, cioè, che, ma cioè? Era tipo una maschera di nightmare. Io adesso non mi ri... Vabbè, una maschera da paura. E uscì per... Noi stavamo fuori dal cancello. Lui, non so, no, ma non mi ricordo. Io adesso non mi ricordo esattamente. Parliamo, però parliamo di bei 25 anni fa. Sì. Però non si fece vedere. Sì, uscì con questa maschera. Ma dai, mica sono Michael Jackson. Ma non te lo ricordi? No, non se lo ricordo. Vabbè, è un flash. Manu, c'erano anche gli Europe, cioè, e così si svelò che anche un po' di anni fa il nostro pollo, il vino a casa Gazebo non è mai mancato. Mai, non mancava mai. Quindi io non sono il fautore qui, non l'ho portato io nella cattiva strada, ma in realtà già... Faceva di suo, insomma. Esattamente. Che dicono? Che dicono i nostri che amici? Che vogliono vedere Paul, vogliono vedere Paul. Ogni due secondi siamo lì, la cam. Ma vedono amici. Noi purtroppo, però giustamente senza offesa proprio l'artista è lui. Scusa, ma insomma. È meglio vedere le presenze femminili. Casa femminili. È sua, lo studio è suo, i microfoni sono suoi. Ma appunto, proprio per quello, insomma, le donne è sempre un voi piacere. Voi non lo sapete, vedere... state parlando dei microfoni vintage veramente ricercatissimi. Sono meravigliosi. Pensa che Jerry Marotta mi ha fatto la corte per 3 giorni per... comprare uno di questi microfoni. Addirittura. Alla fine io gliel'ho regalato, mi fece talmente pena, infatti te lo regalo. No, veramente, no, te lo regalo. Beh, io sono fatto così. E quindi però ne manca uno adesso. Infatti noi parliamo in due con uno solo. Paul, esatto, ci potevi pensare prima però. Non pensavo di fare Radio Gazebo all'epoca. Ecco. Questi erano microfoni in più che stavano lì, perché poi... Sono vintage, di conseguenza non si usano molto, no? Per definizione, per antonomasia. Ho visto proprio oggi, forse non l'ho postato, però c'era un video, pensate un po', di qualche anno fa, e non a caso, degli anni 80, di Luca Carboni. Bello Luca. Con Ci stiamo sbagliando ragazzi, sarà un uomo, bellissima. In live su Rai 2, che cantava proprio con questi microfoni qui. Sì, sì. Quindi... Questi sono dei bellissimi Sennheiser, li chiamavano Saponetta, perché c'erano questa... Sono un po' quadrati così. Rettangolari, vabbè, grazie. Quindi che servono? Formazione professionale, sono parallelepipedo, però. Vino. Servono i ragazzi in studio. Servono i ragazzi, perché non dire... venite tipo spesso? Vallette, dai, quando vuoi. Facciamo le veline, però tutte e due more. Ma siamo vestiti comunque... anche uguali oggi. Però dovete imitare qualche cosa, per esempio dovete fare un balletto tipico. Una stacchetta, la e la capigliatura tipica degli anni 80, oppure un vostro vestito degli anni 80. Vabbè. Con le spalline, però non è per fare... la giacca con le spalline e via. Non è per fare le sviolinate alle nostre donne, però la presenza femminile cambia veramente tutto, anche le atmosfere negli studi. Devo dire. È vero, sono più allegro anch'io. Che sviolinate, ragazzi. No, no, è la verità. Con te mi stavo guarda, c'è il violino di Luna, dica che basta. Noi andavamo per cercare. Vabbè, ce lo mandi un pezzo di Gazebo, dato che noi siamo fan di Gazebo. Se no, che siamo da fare? Scusa. Gazebo chi? Gazebo chi? Un cantante. Vabbè, ora lo cerchiamo, vediamo a caso. Sì. Uno. C'è quale? Scegli tu, dai. Allora, la richiesta di Fabio è 25 years. La richiesta mia, lui la sa, ma non la metterà mai. Perché? Perché è l'unica che non ha prodotto lui, praticamente. Cioè? Give me one day. Ma non me la metterà mai. Quindi okay. Va bene, coincidence. Perché non posso mettere che Tiger? Perché non me la metti? Coincidenze della vita faranno in modo che questa sera magari te la inserisci. Me metti Give me one day, va bene. Dai, cerchiamo Give me one day, vediamo nei nostri archivi. Allora, guarda che c'è toccato fa. Adesso mi hai stuzzicato. Questa sera è una serata dedicata proprio alle movenze dei vari fan club, delle varie fan. Eccolo, Give me one day. Vai, vai. Mentre Paul ha praticamente trovato la canzone. Dai, ditemi un'altra cosa che avete fatto. Ci inventiamo, che te devo dire? Anche in maniera casalinga, cioè magari avete fatto qualcosa mentre guardavate un video, o siete andati a comprare una cosa particolare, avete cercato. Vabbè, noi ci facevamo gli allora quando c'era DJ Television. Puoi raccontare? Sì. Video Music. Noi, okay. Il nostro accordo era ci facevamo uno squillo e chi riceveva lo squillo e basta, vuol dire che su o Video Music o DJ Television c'era il video di qualcuno. Non stavamo bene. Però lo squillino voleva dire avevano qualche tutta problema. Casa allarmata. No, lo squillo aveva fatto grande lo squillo. O viceversa. Allora. Volevate Give Me One Day? Sì, yes! Dai. Vogliamo mettere? Yeah. Sì! Yeah! Allora. Che bella! Perché non sai?
thank you. Give me one day. La conosci. Ma però... sei intonato perfetta. Quasi uguale a Gazebo, eh? Sembra quasi lui. No, grazie, contentissima. Hai visto, ecco, hai visto? Andata. Fatevi lo squillo, dai. Radio Gazebo, insomma, per eccoci voi. Qua. Cosa dicono i nostri amici dalla pagina di Bella, Facebook? Bella, anche a me piace molto questa canzone, Give Me One Day. Vedi che non sei da sola e quindi... Qual era? Tears for Galileo? Bella. Quella l'abbiamo sentita in anteprima. Io, Federica, Valerio. Bella. Ogni tanto mi capita anche prima, durante il palinsesto andava in onda. Sì, poi c'è la cornamusa iniziale che ci piace tanto. Vedi come sono esperte, quindi non è solo un fatto estetico. Ma guarda, tu pensi e si apparla. Guarda che noi quella l'abbiamo sentita ancora prima che Paul... pensasse di scriverla? No, era già scritta, suonata, di pubblicarla. Quale? Tears for Galileo. Ah, vero. Perché siete venute qua nel mio studio, eh? Avete sentito anche, penso, Virtual Love, no? Sì. Io e Valerio, sì, però esatto. Ho visto il video. Queste ragazze... Storiche, mica così, a uffa. Storiche. Ma c'è motivo. Italiani? Cioè, chi è quello, magari un artista, un gruppo che voi più o meno avete seguito? Attualmente a me piace tantissimo Cesare Cremonini. Tanto. Quindi fan, insomma, ti puoi ritenere fan. Vabbè, lo segui? Mi piacciono tanto le canzoni. Poi a noi ci piace tanto Raff. Raff tantissimo. Raff anche a noi, no Paul? Sì, abbastanza. Raff è... Io volevo farvi sentire un brano di Gazebo. Che mai pensereste che sia di Gazebo? Una di quelle cose, diciamo. Attimi diversi, girotondo. E poi girotondo? E poi un'anteprimissima proprio, tante novità al nostro Paul. Che ci sono? No, ci sono delle cose. Io ve la metto, vediamo se riconoscete il pezzo. Balleranno. Ve lo metto, La zanzara. Ci sono dei pezzi strumentali che ho fatto. Pensi che io non so. Sono fastidiose zanzare. Sottolinea una cosa, che il vino a casa Gazebo, comunque, questa è proprio la ciliegina sulla torta che non manca, non è mai mancato, devo dire. E poi soprattutto questa, quando l'hai scritta d'estate, Paul? Però dai il senso di fastidio, no? Fastidio, a un certo punto vorresti avere un fucile e spa. E senti, infatti, che hai ripercorso il cammino la di... Esatto. Sì, la prendi, poi ti guardi le mani con soddisfazione, sì. Spiaccicata. Ma compravate le palettine con i buchi, no? Sì, vabbè. Ma oggi... sapevate perché sono nate con i buchi? No, questa non la so. Vedi, sfugge. No. Io sono un esperto. Perché la percezione delle zanzare o delle mosche, in realtà, è il movimento dell'aria, che loro percepiscono 300 volte
in maniera più veloce della nostra percezione, e quindi non sentendolo allo spostamento del vento, è per quello che riusciamo a fare le secche con penso che abbiamo imparato stasera proprio, una cosa proprio... questa è da focus sottofondo Alberto super Angela quark. ti fa un baffo capito? E il nostro Antonio si sorprenderà sì. Non abbiamo quindi... detronizzato Antonio mannaggia vi ho raccontato anche questa particolarità del perché con le palettine, quelle bucate, non si muovono perché non avvertono l'onda. Non finisci mai di stupirci. Hai capito? Il nostro Festa qui non vi stupisce mai, o vi stupisce sempre, chissà. Vabbè, allora, metto un'altra rarità, visto di Gazzibo. Visto che siamo in ballo. Vediamo se riconoscete quest'altro. Però loro che le conoscevano, la Zanzara subito, la nostra amica Capellona, anche lei. Ma guarda che io ce l'ho i suoi dischi. Ho visto. Lui le ha anche firmati. Realized already tomorrow. Typical husband left in town, family gone, left the cats and the hound. All night long in Bigalo store. He said, rip it up and shout and say that you love me. Rip it up and take me forever. Crawling up, my blood vessels burning like fire. Filling up my heart with desire. The apple eggs, all alone and ready for a kiss. Soon she was gone with a sorrow. Henry Moore came with a bottle of gin. Wife called, said, where have you been? Do you have a rocket I can borrow? She said, rip it up and shout and say that you love me. Rip it up and take me forever. Crawling up, my blood vessels burning like fire. Filling up my heart with desire. Good stuff. Insomma, nessuno ha indovinato. Re-educational Channel. Nessuno ha indovinato che cosa, di che brano si trattava. Che brano è? Le nostre amiche. Vediamo se te ricordi tu, Paul, che brano è. Anche questo era? È un buon punto, diciamo. Hai svelato che era la cantante bravissima della nostra Scarlett. La tua, esatto, Scarlett. La voce che sentite sotto è Scarlett von Wallenmann, che la ragazza che ha fatto il disco con Charles, ha fatto anche una tournée, esatto, pregherei. Se mi sentisse lui, chiederei che ne sarà di noi. Gli direi fammi quello che voglio, meno così. Che vuoi. Fammi lui, dammi lei tutto quel che ho. Poi come faceva la strofa? Assomiglia un po' a Sharpie quando era giovane. Portarmi via tutti i gioielli. Cioè la sa tutta, eh. Ma questa è bellissima. Sei un fan.
Pensa che io ho il provino di questo brano in inglese, che Scarlett mi portò poi la canzone com'era quando lei aveva questo gruppo che si chiamava Red Scarlet, prima di incontrare Sharpe, perché lei era la corista dei Kissing the Pink. E incontrò Shalpi proprio in l'anno precedente a Festival Bar, proprio mentre lei faceva la voce, il coro, diciamo, ai Kissing the Pink. E niente, poi lui sentì proprio questi provini, intuì, ebbe l'intuizione che questo era un brano fortissimo, lo fecero fare un testo in italiano e diventò un grande successo. Lo è stato, abbiamo mandato qualche volta, vedendo anche il video all'Arena di Verona, che mi sa vinse qualcosa, se non sbaglio. Beh, ha vinto il Festival Bar. Esatto. Esatto. Allora, niente, ci siamo dimenticati di un grosso gruppo degli anni 80, che però non so se avevano un antagonista. Sono i Tears for Fears, ti ricordi? Tears for sì, Fears. Non erano bellocci, ma comunque avevano loro seguito anche maschile di... Secondo me i Go grandi West, di grandi di... Perché erano un duo. Sì. E anche i Go West erano un duo. Sì, belli, Go West. Secondo me erano un po' gli antagonisti dei Tears for Fears. Però i Tears for Fears, devo dire che hanno fatto, insomma, probabilmente... Non dico che avessero più talento, ma comunque sono durati di più, hanno fatto più cose interessanti, o comunque... Insomma, hanno fatto molte cose rispetto a West. Mi sembra che West sia successo, hanno fatto Boys. Tre o quattro cose al massimo, no? Comunque, allora, amiche di Radio Gazebo, quindi allora appuntamento fisso, che dite? I vostri compagni diranno qualcosa? Ma magari mensile, non so. Vediamo. No, Paul, che dici? Per me, guarda. Si possono aggiungere loro e chissà. Basta che portano la crostatina. Ok, Federica, tutte le. Si può fare. Via. A un certo punto, secondo me, a fine stagione, a giugno, qui ci saranno tipo 30 persone. Peseremo 120 kg, capito? ogni giovedì c'è 30 persone. Sì, ogni giorno se ne aggiunge. Ogni giovedì se ne aggiunge uno. Qualcuna. Sicuramente. Secondo me partiranno proprio i pullman. Ma queste ragazze dagli occhi birbanti non ce la raccontano più. Importante nella mia formazione musicale, quando facevo DJ in discoteca. Ragazzi, siamo emozionati di averlo qui e molti di voi che hanno superato quelli della nostra generazione si ricorderanno che quando noi andavamo in discoteca partiva questo giro di pianoforte. E basta. Chi era? Cremonini? Gazebo! Cremonesi o Cremonesi? Cremonesi. Tra poco e poi dobbiamo cantare insieme la canzone Tears for Galileo. Dai, mettiamola, dai. Racconta che è diventata per una serie di motivi la sigla di... All'ospite. Di oggi della siamo emozionati. Lo stacco degno. Guardami in faccia, Cremonesi, l'ospite. Quanti ne abbiamo oggi, ospiti? Uno. E allora, che stacco degno puoi fare? Aspetta! Non lo devi chiamata. Fare quando io dirò. Sei proprio mica cotica, lo sai. È nell'anima. È nell'anima, sì. Ladies and gentlemen, direttamente da Roma, con noi ci ha fatto ballare e anche innamorare negli anni che furono, adesso ci racconta lui. E anche limonare, E anche limonare, perché no? Tu limonavi con Gazebo, io no. No, io sottofondo c'avevo Gazebo. Ah, di sottofondo. Dice cioè, con lui no, cioè di sottofondo. Va bene, signori, Gazebo! Ormai sono passati due o tre anni. Sì, abbiamo fatto quello che lui chiama una gazebata, una gazza puntata, perché poi sono stati veramente una mezz'ora a fare i vari pezzi. Che bello, Gazebo, buongiorno. Buongiorno. E lui raccontava, le serate molte persone vengono, sai, abbiamo fatto questo bambino con Alex Chopin, quest'altro con... L'ha chiamato Gazebo uno. Sì, ho avuto un problema con una che voleva chiamare il figlio Gazebo. No, il marito disperato. No, ti prego, convinci. Tutti i giorni sul terrazzo, poi poraccio. Gazebo! No, Gazebo, diciamo pure il tuo nome è vero, il nome d'arte è Gazebo, nome vero è Paul. Vabbè, possiamo sentiamo il testo che io hai origini. Eccola, sta arrivando. Inizia con la cornamusa. Non lo so, potrebbe essere. Parte, chissà. Partirà. Intanto sentiamo un'altra cosa sotto.
Non è male questa nuova versione che parte con, la parrucca bionda. Paul, ti sei messa una parrucca bionda? Molto lentamente, parte dallo spazio. Eh sì. Eccola la corna e musa che diceva la nostra Claudia. Amica Claudia. Bene, posso chiedere il tuo microfono adesso? Secondo me lascia il tuo che la canti, lascia il tuo che canti insieme. Perché no? Sentiamo questa bellissima storia d'amore tra una squadra della NASA e un satellite mandato a studiare un giovane. Cheers for getting there. In early morning, in 89, you swept across the atmosphere again, a satellite to reach through the sky. Far by orbit, checking moons, never left your sights too soon either. And guess what, asteroids, they broke their veils. Just years for Galileo. Oh, I wanna set my tears for Galileo. September 21st, '03, and then I've never seen that spot anymore. Goodbye, my old friend, farewell. On Jupiter, so you found your end, my friend. And every time your data's keep reminding me, years for Galileo. Drop of water in this endlessness of time. Gazebo, ma lei, non conoscendoti, visto la giovane età, mi chiese: è un esordiente? Stanno leggendo, ricordiamo che stanno leggendo. Leggi bene, come abbiamo sentito. Allora, Elena Brusaferri. Allora, giovedì sera scorso una mia cliente 19enne, sentendo Alex Chopin, mi chiese chi fosse il cantante. Io gli dissi Gazebo, ma lei, non conoscendoti, visto la giovane età, mi chiese: è un esordiente? Però vuol dire che è buon segno, nel senso perché che attuale, anche è attuale. Le nuove generazioni hanno subito, certo, che cos'è questa cosa? È un nuovo che cantante. Cos'è questo brano? Probabilmente, certo, vedi che hanno l'input, sì, gli arriva, anche, gli arriva, sì, gli arriva.
arriva bene, sempre. No, vuol dire che la voce, vabbè, se era la versione vecchia. Comunque, voce... allora, care amiche, sì, probabilmente carissima. La teoria è quello che stavo dicendo prima, che a fine giugno ogni giovedì qui si aggiungerà qualcuno, probabilmente succederà che arriveremo a 30-40 persone ogni puntata. Ma c'entrano? Io stavo che porta. Chi voleva venire, chi non voleva venire, ma comunque diciamo che purtroppo c'è la distanza, no? Sì. Il fatto della vostra distanza che comunque ecco, è la prima cosa, che venire qui comunque è davvero sempre un po' scomodo. Quindi, care amiche, cari amiche, cari amici, bene. Ebbene, Paul, ebbene sì. Ebbene sì. Allora, oh, mi fa ridere Fabio, sì, perché no, quando si trova, che non è, ripete 2-3 volte la stessa parola. Cioè, no, io sono molto felice. Ma felice perché voglio sottolinearlo, io mi piace sottolineare... la parola magari può sfuggire, capito? Allora così sono un po' logorroico per il vostro bene. Senti, ma noi non abbiamo parlato della dualità anche nelle artiste femmine che ci sono state negli anni 80, eh? Per esempio, vabbè, adesso c'è una dualità un po' a distanza di decennio tra Madonna e Lady Gaga, vabbè, vero? Sì, c'è questa cosa, adesso va di moda metterle a confronto, diciamo. Che pensate di questa cosa? Silenzio tombale, dite, prego. Sì, no. Non hanno opinioni. Non pensate vabbè, nulla. Secondo me Madonna... È Madonna. Sì. Come si fa una storia, sì. Cioè Lady Gaga secondo me punta troppo su questo aspetto un estetico, po' stravagante, allora colpisce, allora poi attira molto l'attenzione dei media, però secondo me, beh, Madonna, sono tutt'altro. Torniamo a una via di mezzo. I don't need to play around, I don't want no.
tutto a Radio Gazebo, eh? Qui abbiamo visto le mani che ballano, le fans che ballano. Ecco, sappiamo tutto. Lo dovresti ripetere perché il tuo microfono era spento. Chi era il cantante di Wham? George Michael. Il cantante. Ah, perché l'altro non era cantante? Ovviamente no. Diciamo che era la spalla. Bravo, bravo. Biondo. Ah, perché praticamente lui stava lì perché era il bello della situazione. Chi? Andrew Ridge era il bello della situazione. Allora che cosa ci stava facendo? No, stava lì. Stava lì. Era un amico d'infanzia. Era come il batterista dei Culture Club che stava lì. No, c'è pure quello dei Patch of Boys che stava sempre alla tastiera, no? Stava sempre dietro. Vabbè, quello credo che suonasse veramente. È uguale, stessa fine. Non so, non ho idea. Non so che si è laureato. Il biondino di che? Di Otto. Ah, è vero, è vero. Non ho idea. Sì, ma me manca. Allora c'è la nostra Miriam che è molto sì. attenta anche alle date, a tutto quello che viene. Sì, faccio tipo segretaria, no? Il mondo sì, Gaz. Faccio l'annuncio ufficiale. Il mondo Gaz, si può sentire. Non perdete. Praticamente questi due malandrini si stanno organizzando perché. Ufficiale, faccio l'ufficialità, ok, vabbè. Allora, annunciazione. C'è, esatto. L'annunciazione prevede che lui vadano il 24 marzo per una grandissima e meravigliosa serata a Napoli, vero? Bene, che andremo a fare a Napoli? Ma forse a guardare il Vesuvio? A guardare il golfo? Per la prima volta in questo millennio. Eh sì, perché ricordiamo che il nostro gol mentre mangia la crostata che è andato di là a prendersi un altro pezzo, a noi ovviamente non ce l'ha offerto. Perché stiamo parlando. Da parte, no, grazie. Dieta ferrea, perché già abbiamo fatto uno strappo alla regola questa sera con vino, crostate. Ma lo sai che il tuo microfono era spento? Era spento il mio microfono? Bene, perché è meglio, perché chissà che cosa ho detto in questi minuti. Allora dicevamo quindi che andate a Napoli il 24, che andiamo a fare serata a Napoli a vedere questo Vesuvio. La prima volta in questo millennio, perché era tanto tempo, Paul, che manchi, mancavi da Naples. È vero, sono molto emozionato perché ho un'empatia fortissima con Napoli, anche se è una città un po' caotica, se vogliamo, per i nostri standard. E poi un locale però è particolare, un caos, no? sempre organizzato, no? È bella Napoli. E poi un locale Arenile Reload. Quindi un locale underground, wow. Probabilmente dove ci sono sempre band che suonano. Quindi sarà anche curioso di là delle, no, delle discoteche, delle situazioni che dove vanno. Non è interessante, parla quella bocca piena. Noi diciamo qualcosa, diamo tempo al nostro Paul di ingoiare il esattamente boccone. Quindi, ma voi verrete a Napoli, cari amiche? Non credo, sarà difficile. Infatti chiedevo appunto se a Roma si organizzava qualcosa, ma ancora Ma vedremo perché magari chissà. Comunque posso dire un'anteprima che nella testa, nella mente di Paul si sta escogitando qualcosa di artistico molto interessante. Un altro Piper. No, un'altra cosa Piper. Che non si può dire né come né perché, ma è qualcosa che nascerà magari fra un po' di tempo, ma vi sorprenderà il nostro Paul, perché non so, è partita, non so la miccia, non sa neanche di cosa tu stia parlando. lo sa, è finta di nulla, ma è giusto che sì, non però parli, non potete dare una così un acconto, niente, un po' di più, qualche notizia di però più. Diciamo che i lavori sono iniziati, ecco, i lavori mentali work sono iniziati, progress. Esattamente, quindi vabbè. Vedrete, ne vedrete, ne sentirete delle belle. Poi mi spieghi di che cosa bene, quindi ricordiamo 24 a Napoli, 24 marzo ci sarà il nostro Paul e... No, poi vorrei approfittare per fare un appello al nostro amico Davide Pistoni, che non vedo da un po' di tempo, Davide, che Davide mi scrive ogni tanto. Davide, bro, vediamo, cioè, devi venire qui, dobbiamo suonare. Per esempio potremmo fare una serata acustica, che dite? Bellissimo, con Davidone al pianoforte, perché no? E ci facciamo una cosa un po' intima, dai. Una cosa sì, particolare. Le nostre fan al che coro. Le coriste le abbiamo. Abbiamo. Perché no? Perché no? Perché no? Perché no? Perché? Perché no? Perché sì? Perché no? Ma adesso Davide era impegnato a teatro con Michel Hunziker. Sì, credo di sì. Penso di sì. O forse no? O forse sì. O forse sì. O forse no. Se lo dici tu.
Io comunque ho una certezza. Quale? Che le ragazze vogliono sempre comunque divertirsi. Ladies. E siete sempre così imprevedibili. Rossa, il papillon e la giacca rossa. Allora, dicono? C'è qualcuno che propone un gaz tour addirittura. E poi Cristina dice: "Enna, finalmente gazebo". E poi fa un complimento alle manucce di Festa che ogni tanto si girano. Giochiamo, ci divertiamo. Se non, insomma, se non giochiamo, che divertimento c'è? Esattamente. Allora, amiche. Sì, caro. Amiche. Amiche. Care amiche. Amiche, basta, io. Amiche, basta. Come sono molto felice. Trovate, Benissimo, grazie. È un piacere avervi. Siete molto ospitali, devo dire, piacere, siete molto ospitali. È come essere a casa. Ops. È un piacere, un piacere. È un piacere. Non so se avete visto l'intervista con Righiera.
inizia praticamente dice che mi ha piacere... preso un po' alla sprovvista, ho detto iniziamo così, iniziamo l'intervista, e oddio con queste icone Michael e Johnson davanti così, oddio che faccio, e quindi all'inizio ecco, c'è questa dicendo è un piacere. Ero emozionato anche io, ero emozionato, e quindi poi dopo è andata in maniera fluida l'intervista, potete lì registrata, quindi ci sono le prove. E magari chissà, Apple, il nostro Michael, il nostro Johnson, magari una volta qui a Radio Gazebo negli studi a fare Baldoria. Beh, siamo molto amici, per cui sono anche loro amanti, in particolare Johnson, amanti del buon vino, per cui... Si potrà fare. Anzi, forse lui molto di più. Molto di più di noi? Esatto. Molto di più. È un intenditore? Vabbè. Che dicono da quelle parti? Che qualcuno vorrebbe essere qui con noi, Maria vedi, Pia. Vedi che indoviniamo. Abbiamo fatto questo studio apposta perché adesso stasera siamo con la webcam un po' improvvisati, però l'idea è che la webcam sia proprio lì sopra, sul soffitto, al centro dello studio, sì. E noi possiamo avere qui dei ospiti a semicerchio. L'idea è quella di creare una specie di piccolo, no? Con il pubblico, insomma. Sì, insomma, pubblico. Mi dicono che il batterista di Cyndi Lauper è stato Sterling Campbell. Questo è Antonio che dice No. E chi è Sterling Campbell? Scusate. Ci dicono la mia ignoranza. Non è quello di Duran, quello nero che ha dato piacere per questo. È quello, non è quello nero che ha suonato con i Duran per un po'. No, quello è come si chiama? No, quello è uno bravissimo. Steve Ferrone. Steve Ferrone che però credo che ci sia un stato altro. Un periodo anche questo. Però dateci conferma, Google. Perché questo tizio era fan di Cyndi Lauper? Perché ha tirato no, fuori? No, magari ha iniziato con Cyndi Lauper come batterista di Cyndi Lauper, poi magari. Io ti ho detto gli uomini sono molto più informati. Ma io ce n'ho un'altra, voi sapete che il batterista, che adesso non mi ricordo come si chiama, dei Imagination. Mm-hmm. E poi è diventato il batterista di Simple Minds. Ah, vedi? Non sapevamo. Non è nella vita è piena di sorprese. Insomma. La vita è assolutamente corsi, ogni giorno. Ogni giorno succede veramente di tutto. Ogni giorno è una sorpresa. Ogni giorno chi se l'aspettava? È un piacere. È un piacere. È vero, sarà una sorpresa anche per te. Assolutamente. Sono arrivato qui a un certo punto, bussano alla porta. Un po' di persone così fan di Paul, però quindi comunque, è stato un piacere. Confermano che appunto è stato con i Duran. Ci ho preso con i Duran. Io ne sono un'altra, per esempio, Duran. Warren Cucurullo, sì. Cucurullo, come dicono gli americani, era il chitarrista di Frank Zappa prima, ha suonato con Frank Zappa, poi con Terry Bozzio. Si è dato la zappa sui piedi. No, no, poi ha suonato con i Missing Persons, con Terry Bozzio, ti ricordi, Walking in LA, sì, eccetera. Warren Cucurullo è bravo. È bravo, sì. E poi è passato appunto ai Duran, ha sostituito uno dei sì. Ma io so perché lì è passato a quella band. Perché con Frank Zappa era tutto insomma cerebrale la cosa dei fan, con l'altra band insomma si era un po' avvicinato, quindi Duran dice magari in qualche modo avrò qualche fan in più, capito che ha fatto il nostro Cucurullo? È andato con Duran apposta. Io faccio fatica a riconoscere Fabrizio Festa, quello che sento su Radio Numero 1 la mattina che mi commenta, che è ludico, che mi commenta come Enzo Biagi, no? Chi è che commenti? Quell'altro, ma il nostro Marco Travaglio, Marco Travaglio tanto, il nostro padellaro che stimo e ammiro. Esatto. Stiro e ammiro. Però vabbè, ogni tanto dai, ci lasciamo a qualche sciocchezzuola. Cosa hai in riserva? Io volevo fare sentire un gruppo che abbiamo accennato prima e poi non abbiamo più ascoltato, che sono i CS Fizz, in un brano in 12 ottavi, una cosa abbastanza una cosa un po' meno conosciuta, ma secondo me è più bella ancora, si chiama Everybody Wants to Rule the World. La sentiamo. Bellissima. Well,
Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri Fabrizio, tanti auguri a te. Abbiamo saputo che il nostro... Non diciamo quanto, ma il 13 è stato il compleanno sì, di Fabrizio. Sì, festeggiare, qualcuno l'ha visto lì. È aperto il microfono? Sì, sì, è aperto. È aperto, qualcuno l'ha visto, qualcuno ha visto che magari qualcuno che mi conosceva ha postato su Facebook, qualcuno poi si è accodato, però io non... Di solito auguri. Non festeggio perché si invecchia, capito? Quindi festeggiare è un po'... Insomma, mi prende un po' male, capito? Quindi cerco di evitare la mia vecchiaia, di far sapere quanti... Quanti la vecchiaia purtroppo sono anni ho. Stato mentale. Vabbè. Diciamo così, consoliamoci con questa bella frase. Una vita che... vabbè. Insomma, dicevamo... Cosa guarda, dicevamo? Ti dedico questa canzone, guarda. Via. Vedi che piano piano svelano gli altarini e piano piano altri aneddoti. Vi siete fiondate dove per Cremonini? Dove siete andati? Siamo andati alla sua presentazione del libro. E mentre Claudia si faceva firmare gli autografi, io scattavo foto a raffica perché avevano detto che non era possibile scattare foto, cioè perdere tempo, perché c'era tantissima gente per firmare gli autografi, eccetera. E allora mentre lei stava lì faceva finta di, cioè sì, mentre si è sdraiata su Cremonini per potergli stare accanto, per potergli dillo, stare accanto, dillo. Per potergli stare accanto e fare una foto decente, e alla fine è venuta.
Questo, se si riuscite a vedere, è una foto, ecco, sempre delle fan che rincorrono i loro idoli. Nick Kershaw, questo è nel 2009. Cambiatissimo. Molto cambiato, il 2009. Cambiatissimo, irriconoscibile, capelli cortissimi, occhiali, pancetta, chissà, no. Di capelli, vabbè, pancetta comunque... invidia. Allora, grazie, grazie, siete carine, grazie a Laura, dice Fab, sei un bel vecchietto. Grazie Laura, grazie... E dice la nostra simpatica Rana, dice la vecchiaia è uno stato mentale, io infatti a ottobre ne compio 40, cioè non compio 40 ma 30, e anche io Laura, sì, anche io, scusa Elena. Uno si arrangia come può. Ne ho fatte 32. Fantastico. 32 anni. No, ma è vero che ce ne sono 32. Giusto? Giusto. Diciamo quanti anni ho, svegliamo? Se vuoi. 36, okay? Ho fatto 36 anni il 13 marzo e quindi eccoci qua. E un altro che veramente era uno che ha fatto, insomma, sicuramente l'anno scorso ovunque. In tutte le lavanderie del mondo. Assolutamente, con questi jeans, con questo sguardo incredibile. E qui c'è un'altra foto che poi faremo vedere, questa è Nick Kingston. It's time to break my heart. Come on boys, wake up. Town. I'm not gonna let you go run around. I need to know that you'll be true to me, 'cause that's the way it's got to be. Why can't you give your promise to me? Is love so blind that you cannot see? I'm trying hard not to walk out the door. Know that I can hold, know that I can't take. Sono capelli veri, vero amiche? Sono verissime. Oh, il Festa è assolutamente
insomma, capello assolutamente vero. Paul, va bene sono così, veri, la gamba. Sono veri. I capelli sono veri, non è una parrucca. Io sono, anzi. Fan vogliono sapere se i capelli sono veri. Sono veri. Anche perché loro non sapevano darmi l'età. No. Giusto, perché no. Mi riporto benissimo. No, si riporta benissimo, i suoi 55. L'ho detto. Zitta! L'ho detto. Porca miseria. Ma un altro no, che. No, ma non sembra un 55. Insomma, che a differenza mia è cambiato un po', però all'epoca veramente lo inseguivano, che era il nostro nickname, che dicevamo. Non solo lo inseguivano, ma c'era qualcun altro che lo inseguiva pure. Sì, perché stavo dicendo che a un certo punto avevo preso un po' come si dice a Roma, la fissa per Nick Heyman. Tu? A un certo punto sì, volevo un po' somigliare una sera, che da ragazzino con questi capelli ho tentato di fare un ciuffo, ma in realtà somigliavo solo a Little Tony più che a Nick Heyman. Ci devi far vedere la foto adesso. Ma chissà dove sono, a casa dei miei probabilmente. Sì, nascoste. Lì stanno bene. Stanno bene, quindi avvalorate questa tesi, cari amici. Sì. Dite che Festa non ha la parrucca. Non che assolutamente resto. Non ha la parrucca. Bene, Paul. Paul. Comunque, se non ci credete, potete andare a Napoli il 24 marzo. Cara la mia amica, non perché, scusa, lì c'è Paul. E lì anche c'è, tu. Cioè? Non vai anche non tu. Vai a Napoli. Ma dipende, non lo so, non svegliamo gli altarini, vabbè. Oh. Ah, ci dicono che nella canzone di Nick Heyman Madonna sì. Faceva i cori, non so quanto possa essere interessante. Però è una curiosità. Lo scoprì Madonna, lei, sì. E quindi come... Collaborò, diciamo. Come... Senti, ma la tua macchina di allora, che macchina era? Macchina di allora era, ma non so, sai, non mi ricordo, cambiate talmente tante. Però tu devi anche perdere il vizio di star appiccicato al microfono come se fosse perché, un salvaggente. Perché sta comodo. Sono un po' comodo. Che la voce poi satura, poi non si sente bene. Lo dico per te perché... Macchina, che macchina mi offri? No, perché un nostro comune amico che abbiamo incontrato a Milano ha fatto un brano che praticamente è una serie di clacson di macchine diverse. Beh, è una bella idea questa. Fantastica. Il pezzo si chiama Turbo Diesel. Ah, ok. E oggi come potremmo chiamarlo con il caro prezzi della benzina? Metano... Un po' metano? Non la conosci? Ah, dai, allora te la facciamo sentire. Lui è Albert One. Ah. La benzina costa troppo, quindi va in sciopero anche il video. Guarda, veramente siamo, quanto è arrivata, tipo a 1,8 quasi 2, insomma veramente la situazione alquanto imbarazzante. Cari amici e cari amiche di Radio Gazebo, che probabilmente anche il video si è un po' scocciato di girare così per tanto tempo, ha detto stop. Il turbo diesel non basta. Beh, bisogna anche dire diesel, che annunciamo che stiamo investendo su Radio Gazebo e abbiamo appena ordinato stamattina una nuova linea ADSL speciale per Radio Gazebo. Vedete? In modo che non ci saranno così più disturbi. Fantastico. La musica. E già stasera sentono meglio tutti gli amici, perché sono state fatte delle migliorie, sono state fatte un po' di cose e molti comunque hanno utilizzato il cavo e non wifi sotto nostro consiglio, e quindi ci stanno ascoltando tutti nel migliore dei modi. Niente, ci siamo giocati Albert One, purtroppo si è fermato il video su YouTube, non so per quale motivo, e questo ci porta l'abbiamo detta tutta su questi Duran Duran Spandau. Ma non l'abbiamo detta tutta, perché piano piano questi altarini, durante, io lo sapevo, sai come si sciolgono le verità durante la puntata, perché ma quale aneddoto, ma no, tutto a posto, l'abbiamo conosciuto solo nel concerto, invece in realtà
ci hanno fatto vedere le foto con Simon Le Bon. Dove avete fatto queste foto? Diteci la verità, non radio, dove l'avete fatto? Ma io non ho curiosità, no? Fuori dall'albergo. Vedi, fuori dall'albergo, vedete cari amici cosa io, succede? Io volevo sapere una cosa, no? Vabbè, con noi, tra noi c'è nata un'empatia, un'amicizia, perché poi, insomma, poi essendo della stessa, no, della stessa chilometri zona, quadrati, sì. Ma anche con gli altri ragazzi, insomma, perché, ma con loro, no, il fatto di vedervi, vi hanno visto spesso, vi riconoscono una ad una? No. Assolutamente no, forse alcune sì, non cioè, a per me. Esempio io so che So Red ha visto 1000 concerti di Duran, no? Sì. C'ha 1000 foto con... sì. Simon la conoscerà? Non credo. No. Vabbè, ma tu ti rendi conto in giro per il mondo questi le fan che vedono? Le fan. Sì, ma quante volte? 1000 volte, non credo che tutte, cioè, le fan 1000 volte. No, obiettivamente, dai, in 30 anni l'avrà conosciuta, fatto foto in 200 situazioni diverse, sì, la conoscerà, dai. Ma non credo. Lei so. Si ricorderà, ma vedi, fanno le vaghe, fanno no, assolutamente le vaghe, le nostre amiche, sì, le nostre fan qui. Quindi dove l'avete fatta questa foto? A Roma. A Roma, quindi voi siete, come facevate a sapere l'albergo, scusate? A una certa età cominciamo a avere anche un'esperienza. Ma vanno sempre nei stessi alberghi? Però parliamone, no? Poi è interessante questa cosa di capire come fanno a... Come fate? No. Cioè andate a telefonate alla mano? No, diciamo che Facebook aiuta molto. Facebook? Cioè? Anche Twitter, c'è, loro sono molto rete su Twitter, che sì, si scrivono. Sì. Quindi come, siamo curiosi, come avete fatto a capire l'albergo di... A me l'ha scritto Claudia. Claudia sa tutto. Claudia sa tutto. Quindi... Claudia su Red Cardinali. Quindi probabilmente ha chiamato, chissà. Sì, insomma, magari c'ha già dei contatti, comunque appunto è un collegamento, parte la prima e poi via via. E poi siamo e poi spacciati. È uno tsunami praticamente. Ma tu lo sai che io in vita mia ho chiesto autografo a una sola persona? Al nostro Peter? No, purtroppo non l'ho incontrato. No, ho comprato una raccolta, un disco, l'ultimo, penultimo disco, in una confezione pagando 300 e passa euro, e lì c'era una copia firmata da Peter Gabriel, ma quello è un altro discorso, perché erano 500 copie, diciamo, di questo packaging speciale. Siamo curiosi allora di allora, sapere. Dovete sapere che un giorno mi imbarco per Los Angeles per fare una serie di serate con degli artisti italiani tipo Simonetti, adesso non mi ricordo di altri. Insomma, andando via la sora Maria mi fa: senti, non tornare indietro senza autografo di o di Kevin Costner o di Richard Gere. Ecco, soprattutto. Allora io faccio: ma scusa, ma io vado in una città dove ci sono 100 milioni di abitanti, lunga 60 chilometri. Ti pare che... L'ipotesi che io possa incontrare uno di questi è una su un miliardo, è come fai prima a trovare un ago in un appagliaio famoso, no? Vabbè, ma tu sappia... Vabbè, ok, va bene. Insomma... Faccio questa serie di date lì in California e l'ultimo giorno ci organizzano una cena in un ristorante italiano, tutti questi artisti italiani che c'erano. E così ci troviamo io e Simonetti e un amico mio dell'Alitalia che ho trovato per caso lì, che era un pilota, era un assistente di volo all'Italia, e ci troviamo per caso a lui si aggrega, ha detto: vieni con noi, siamo. E a un certo punto ci siamo persi, no? Su Hollywood Boulevard. Allora a un certo punto faccio. Chiediamo un'informazione, perché sto ristorante non a quei tempi non c'erano i navigatori, okay. Cioè, proviamo a vedere dove è sto posto. Così sono sceso in questo drugstore, questi negozi aperti 24 ore, dove, che si chiamano i film, dove trovi di solito il cinesino, adesso ci sono i cinesini, prima c'erano gente normale, e vado alla cassa per chiedere questa informazione. No, Richard Gere stava lì con tre bottiglie di birra che stava pagando. No. E fuori c'era la sua pagoda bianca, che poi quella che abbiamo usato per fare il video, che però non è quella, non è quel modello lì. No. Allora mi guarda e faccio tipo: vai prima tu, no, prego, paga tu. E mi sono detto: non è possibile. Non è lui. Cioè, cioè. Io sono allo stesso. Nostra sora Maria aveva visto. Allora, mi hai chiesto l'autografo. Siccome fondamentalmente sono un timido, no? A un certo punto me ne sono andato e uscendo, faccio sto amico mio della realtà e faccio: ma pensa, incredibile, no? Dentro c'è Richard Gere e Maria mi ha chiesto autografo. Ma dai, vai dentro, chiedi autografo. No, ma sento. No, e dai, insomma, sono rientrato dentro e ho fatto: scusa,
potresti dare un autografo? E lui mi ha guardato da serie, ma è per te? Un sguardo molto, devo dire, ambiguo, che mi ha messo un po' in imbarazzo, onestamente. E mi sono fatto dare questo foglio, e tuttora Maria non crede che quello è Richard Gere. Cioè, sei, perché poi mi sono presentato questo, c'ho l'autografo, e sei, vabbè, mo è Richard Gere. Ma come, scusa, mi hai mandato? Mi hai detto non tornare senza autografo. È incredibile che è capitato che lo incontrassi. A me non è capitato a New York di incontrarlo. No? Chi ha incontrato a New York? Simon Le Bon? No, ho incontrato. Poi adesso vive a New York. Non è nessuno. A me invece capitò. Poi era pienissimo, perché poi dava la voce, si era sparsa in un attimo. Sting, BB King che suonavano in un locale. Sono riuscito ad affacciare un attimo e ho visto che effettivamente stavo suonando, ma era impossibile. Era impossibile entrare perché tutti curiosi avevano riempito in 10 minuti questo piccolo locale. Ma dove? Proprio a New York. Ah. È stata. Perché New York? New York, New si York, dice New York. New York. Il re di che fai? Volevo cercare di fare queste cose un po'. In Madagascar si dice il re di New York. Beh, come Titanic, no? Noi diciamo. Allora. Vediamo chi ci sta chiamando, vediamo se allora, c'è. Ricordiamo Skype. A che... proposito di dualismo Duran-Spence, come dice Paul, io so che a Paul piacciono tanto gli Arcadia. Sì, è vero. Mi piace questa. Ma possiamo mettere una canzone. Un pezzo di Arcadia? Perché no? Vediamo. Allora dice, però ovviamente ci devono dire quale, dice, mi dite il titolo della canzone e il cantante, ma di, chi? Di quando, Vittorio, di a cosa ti riferisci, magari spiegaci più o meno qual è il minutaggio della nostra diretta, perché abbiamo mandato un po' di brani, quindi non so, uno dei precedenti brani era quello di It Is For Fears che abbiamo mandato, e adesso di Nick Cayman, no? Allora, tornando qui appunto alla richiesta che ci è stata fatta su Arcadia, c'era un pezzo molto, che credo fosse il singolo, che era Election Day, però mi piaceva invece quest'altro pezzo, sì, ma a parte anche Election Day, ma tutto l'album secondo me è molto bello, che poi tra l'altro c'è anche una collaborazione credo con Grace Jones, che ha partecipato in un brano, adesso non mi ricordo quale. Comunque, questo è un brano che a me piace moltissimo, si chiama Goodbye Is Forever. Goodbye is forever and ever.
c'è chi ha pensato anche, no, ovviare al caro prezzi benzina con questa questo nuovo tuo veicolo, Paul. La nostra Elena Brusaferri che ci ha portato questo modello nuovo di gas mobile, praticamente una bicicletta con un serbatoio di vino rosso d'annata. Esatto, buonissimo, grazie. Ce lo mandi? Bicicletta e bottiglia? Mandaci più che altro anche quello che è sotto la bicicletta, che ci interessa di più. Se mi passate Skype, sì, possiamo vedere la classifica che Emanuela ci manda ogni settimana di tutti, anche senza il cavo, grazie. Abbiamo le vallette, c'è chi si è alzato, chi ormai ha preso familiarità con lo studio e comincia a fare anche da portantino. Allora, nel senso portantino che facciamo porti. una rapida carrellata su questa classifica, che sono i video che voi avete cliccato di più durante la settimana. E qui dice qualche cosa, parlando proprio di Arcadia. Odio quando su Arcadia specificano Duran Duran. Grr. Mi sono dimenticato di cancellarlo. Ah, bonsoir. C'erano anche di Europe, va bene, è vero. Non abbiamo parlato molto di Pardon. Ok. Partiamo con la 45, P-Lion Dreams. 44, Arcadia, Election Day. 43, Billy Idol, Eyes Without a Face. Bellissima. 42, Alphaville, Dance With Me. 41, Bon Jovi con You Give Love a Bad Name. Bella. 40, Mike Oldfield, Foreign Affair. 39, Creatures, Maybe One Day. Bellissimo, un pezzo italiano, ricordiamolo, di Rimini. 38, i Boston, More Than a Feeling. 37, Michael Jackson, Dirty Diana. 36, Bruce Springsteen, I'm on Fire. 35, Duran Duran, Rio. 34, Bruce Springsteen di nuovo, Dancing in the Dark. 33, Alphaville, Dance With Me, che è un'altra, sempre lo stesso pezzo di prima, ma una versione lunga. 32, Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth. Bellissimo. 31, George Harrison, Got My Mind Set on You. Uno dei pezzi più belli di Harrison. 30, Odissea Veneziana dei Rondo Veneziano. 29, un certo Gaz, Telephone Mama. 28, Spandau Ballet Through the Barricades. 27, Yes, Owner of a Lonely Heart. 26, Bruce Springsteen, Dancing in the Dark, l'abbiamo già detto prima. Sì. 25, Ghostbusters di Ray Parker Jr., la colonna sonora del film, no? Ghostbusters! 24, Aha, The Living Daylights. 23, bella. Supertramp, It's Raining Again. 22, Bandolero dei Paris Latino. 21, P-Lion con Happy Children. 20, Queen, Under Pressure. 19, OM Orchestra Maneuvers in the Dark, Enola Gay. 18, Tracy Spencer con Run to Me. 17, Wham, Wake Me Up Before You Go Go. Bella. 16, Joe Cocker, Unchain My Heart. 15, Broken Propaganda Duel. 14, Simply Red, Holding Back the Years. Bello, Holding Back the Years. 13, Lionel Richie, Say, Say, You, Say Me. 12, bella. Phil Collins, Easy Lover, che lui fece insieme al cantante dei Earth, Wind & Fire, che si chiamava, non mi ricordo più, Phil qualcosa. 11, Robert Palmer, bellissimo, John and Mary. 10, Duran Duran, Planet Earth. 9, Imagination, Just an Illusion. 8, Alphaville, Big in Japan. 7, Duran Duran, Save a Prayer. 6, Wham, Everything She Wants. 5, Cyndi Lauper, Time After Time. 4, Cano, un altro prodotto italiano, Another Life. 3, Alan Parsons Project, I Am the Sky. 2, Comanchero di Moon Ray. Comanchero, Comanchero, sì che c'eri, sì che c'eri. E numero 1, Scorpions con Wind of Change. Bello, bellissimo. Hai capito. Una bella classifica. Una sorpresa, non mi aspettavo questa. Questo colpo di scorpione, colpo di coda. Vogliamo trovarlo? Magari lo facciamo sentire, Scorpio. E perché no? Perché no? Sì. Inizia fischiando. Siete, sapete tutto. Ero io, non è il disco, modestamente. E questo pezzo, pensate, ha 33,755,000 click. Quanto mi piaceva. Incredibile. Eccolo. Thank you.
Adesso questo bellissimo solo di chitarra dei Scorpions, The Wind of Change, tra l'altro un video molto bello, proprio parla del, appunto della Germania, del, quando crollò il muro e tutto quello che cambiò, il mondo cambiò, se pensiamo agli anni 80, poi io ho scritto molti pezzi parlando proprio dell'est, Death for Mama, Trotsky Burger, sembra incredibile che sia tutto cambiato nel modo in cui è cambiato. Niente, con questa canzone direi noi ci possiamo salutare per stasera, è stato bellissimo avervi tra noi, le ragazze. Soprattutto le ragazze. Le ragazze, certo, la novità era proprio questa. È stato bellissimo. Non dire così. Un bacio alla nostra Federica, a Claudia, speriamo di vedervi ancora. Yes, perché no? Why not? Sempre una torta chiaramente appresso. Certo. Anche una bottiglia di vino questa volta. Questa del babbo. Visto che abbiamo scoperto, esatto. Sì, che la bottiglia nostra... di vino del babbo, ok. Il babbo fa il vino? Sì. Bene. Allora, a maggior ragione. Così ci invitano più volentieri. Grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato, che ci hanno sopportato e hanno pazientato. Io saluto Stefano e Fabio e ovviamente Claudia. Io Massimiliano e Adriana, che ancora li saluto, che ci stanno ascoltando e che hanno voluto la dedica. Vi saluti. Tu chi saluti? Salutate il vostro Simon, perché Paul l'avete qui, quindi siete venuti a salutarlo, e quindi salutate i vostri Duran, perché adesso vi facciamo salutiamo una sorpresa all'ultimo, non ve l'aspettavate, ma c'è Simon le è qui! Ve lo passiamo all'ultimo.
Sì, l'ho chiamato, ce l'ha da fa. Dunque, niente, chiaramente qualcuno ha menzionato, c'era un altro gruppo che ha fatto furore nel cuore delle ragazze, insomma, dell'epoca, sono Europe, no? Sì, con, biondone. Solo che non l'abbiamo fatto sentire prima perché noi usiamo un pezzo loro, The Final Countdown, come sigla di chiusura, e di conseguenza la facciamo sentire adesso, con questa chiudiamo. E lui, scusa Paul, lui sì che era un capellone. Sì. Secondo me era la parrucca, No, una parrucca quella, no? C'è un bellissimo film, non so se l'hai visto, che parla la storia di un gruppo rock con un attore adesso che va molto adesso, non mi ricordo più, quando era un po' più giovane, faceva questo cantante, questo gruppo rock che ci provava. Poi succede che un gruppo inglese, è buffo perché dovete sapere che il rock, l'hard rock è nato in Inghilterra, non in America, no? I gruppi mitici dell'hard rock sono i Led Zeppelin, i Deep Purple, i Black Sabbath, no? Per cui sono inglesi, you know, you go that English accent, you know, you go that. Per cui tu vedi questi americani in questo film che vogliono talmente essere rockettari, metallari, che parlano l'americano con l'accento inglese, qui ridicolissimi. E c'è questo cantante che viene preso, viene fa una selezione per un gruppo rock a cui viene a mancare, diciamo c'è questo cantante, hanno deciso di licenziarlo, e per cui arriva lui per sostituirlo e chiaramente lui va a sostituire quello che era il suo mito, cioè come se tu andassi a sostituire Sting, che ne so, Polis, oppure Ramazzotti. O... Diciamo Prince, va dai. E insomma lui va a sostituire questo. E stanno in questo studio, ci sono queste situazioni, il chitarrista, e poi a un certo punto arriva il cantante, l'originale, quello che viene licenziato, che è arrabbiato, a parte che si scopre che è anche gay, vabbè, perché fanno sempre i maci, invece era gay, e a un certo punto si arrabbia, mentre esce gli si impiglia il capello nella porta e praticamente gli casca la parrucca, per cui crolla sto mito, e vedi questa faccia di vecchio, no? Perché poi se tu li vedi, insomma, obiettivamente, quando vedi un Mick Jagger, te lo immagini Mick Jagger con i capelli corti, sarebbe un vecchietto qualsiasi per strada, oppure Ron Wood, oppure, no? Peggio ancora, come si chiama il chitarrista l'altro? Keith Richards. Se tu questi li vedessi senza capelli, cioè, farebbero paura, no? Quindi stai insinuando che anche loro... No, magari... Chissà. Tanto una parrucca, perché se tu li vedi con i capelli neri precisi, perfetti, non è possibile, no? Se io già ce l'ho bianchi... Vabbè, ma era giovane, erano più giovani, no? Adesso... Loro, gli Europe, non erano più giovani. No, adesso stavo scherzando. No. Europe, probabilmente Joy Tempest, il cantante, sicuramente i capelli erano suoi. E poi negli anni 90 fece questo album da solista con i capelli corti un po' alla New Bon Jovi. Praticamente questo capello più o meno corto, neanche riccio, ma liscio addirittura. Insomma, è andato nel dimenticatoio, però mi ricordo questo disco che mi passò tra le mani. Bene, allora ci salutiamo, è stato veramente un piacere vedervi qui Ciao. Con noi. Grazie di essere venute. Siete state Prego. Dolcissime. Chiaramente. Perché fai questa voce? Sì, che poi non è per niente così lei, perché. No, scherzo. No, non è vero. Dice la verità. E niente, per cui grazie di nuovo. Rimandiamo l'appuntamento. Un bacio a tutti quanti, a quelli che magari la prossima volta verranno a trovarci. E niente, buonanotte. È mezzanotte, è ora di andare. Buonanotte. Buonanotte. Final Countdown. Ecco, questo era il Final Countdown con fischio. Senza fischio. E adesso senza fischio. Ciao. Un fischio maschio. Senza raschio.